Davanti al pubblico amico, la Folgore Caratese pareggia contro un ottimo Casale per 1-1 e sale a quota 14 in classifica. Avversari granitici in difesa e abbottonati a centrocampo, autori di una partita corta e di rimessa. Padroni di casa bene per quasi tutto il primo tempo. Alla fine il pareggio sembra essere il risultato più giusto. Siciliano parte con il 4-3-1-2, torna Cico titolare, non c'è Carbonaro, squalificato dal giudice sportivo, nella Casale Rossi all'organico al completo. Parte fortissima la Folgore Caratese che al decimo va vicina al vantaggio con Moretti, ma la sua conclusione va alta sulla traversa. Al tredicesimo Burato, con un lancio millimetrico di 20 metri, pesca in aria Moretti, assist di petto per Peluso e tiro deviato in angolo. Si vede anche il Casale al diciottesimo con Vecchierelli, che dalla distanza prova ad impensierire Rainero. Corre forte però la Folgore Caratese, che trova il gol del vantaggio con Vingiano al 25esimo minuto con un velenoso diagonale. Ma al 36esimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla sbatte sulla faccia di Bonanni per l'1-1 dopo una serie di deviazioni. Nella ripresa, al settimo minuto, Capai, spalle alla porta, controlla la sfera di gioco, si gira e calcia verso la porta, ma Rainero non corre pericoli. All'11esimo è sempre Vecchierelli e insidioso con un tiro di pregevole fattura. Poi ci prova al 12esimo Garavelli, che sfiora l'incrocio dei pali. L'occasione più nitida però per chiudere la partita capita al 41esimo a Rivaldigno, che non trova di testa lo specchio della porta. Così dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara. Folgore Caratese e Casale terminano sull'1-1. E domenica trasferta per la Folgore Caratese in casa del Borgaro.